Detto fatto, anzi ridetto più e più volte da noi di Rete Veneta, ma alla fine fatto. Proprio ieri eravamo tornati lungo il Brenta con il vice sindaco Andrea Zonta per ribadire l'urgenza di un intervento che mettesse in sicurezza il Ponte Vecchio dal pericolo di distacco dei due tronchi di quasi 10 metri l'uno incastrati nelle rocce a pochi passi dal Monumento Nazionale. E oggi possiamo dire missione compiuta. Il nuovo anno inizia con una promessa mantenuta, ma soprattutto una buona notizia per Bassano, per i bassanesi e per la sicurezza del Ponte Vecchio, perché come potete vedere alle mie spalle i due tronchi che per oltre due mesi sono stati spiaggiati lungo il Brenta, questa mattina sono stati rimossi e adesso verranno tagliati e trasportati da un'azienda incaricata dall'amministrazione comunale per essere poi regolarmente smaltiti. Le operazioni si sono velocizzate, sono state rese necessarie proprio in questa giornata. Perché? Perché nel weekend le previsioni meteo danno piogge copiose in tutta la zona e proprio le piogge, la brentana, il meteo era uno dei fattori che avrebbero potuto creare delle situazioni di pericolo e di distacco dei tronchi dalle rocce del Brenta dove erano ancorati. Ebbene, operai al lavoro e Bassano può tirare un sospiro di sollievo.